GF VIP 7, Edoardo minaccia di rendere alcune confidenze ricevute da Antonella. La distanza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria non sembra diminuire. Dopo i litigi dei giorni scorsi, i due concorrenti del Grande Fratello VIP 7 hanno cercato l'ennesimo confronto. Secondo il giovane volto di forum, la coinquilina vorrebbe passare per vittima, quando in realtà dovrebbe essere lui quello che si è sentito mancare di rispetto. Nel botta e risposta Edoardo ha minacciato di rendere pubbliche alcune conversazioni avute con la partner lontano dai microfoni. Nella serata di domenica 29 gennaio, Edoardo e Antonella si sono confrontati all'interno del van. In particolare, il giovane volto di forum ha ribadito di non aver mai pronunciato delle offese, sto dicendo che mi hai rivolto degli appellativi vergognosi. Il diretto interessato ha precisato che è lui quello ad essere stato offeso dalla influencer salernitana e non viceversa. A quel punto Fiordelisi ha chiesto a Edoardo Donna Maria se ricorda quello che le ha detto la notte di Capodanno. Tale affermazione ha mandato su tutte le furie Donna Maria che, a sua volta, ha messo in guardia Antonella: vogliamo parlare di quello che abbiamo detto quando non sentiva nessuno nel vedere perplessa la 24enne. Edoardo ha proseguito spiegando che se dovesse rivelare tutto quello che si sono detto Antonella farebbe una brutta figura, attenta a quello che dici quando parli di cose dette quando nessuno sentiva. Successivamente i due coinquilini hanno continuato a discutere per capire se la frequentazione avrà o meno un futuro. Antonella Fiordelisi è convinta di essere dalla parte della ragione. Inoltre crede che Edoardo sia stato influenzato dai suoi amici, ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Poi ha sostenuto che un fidanzato dovrebbe prendere le difese della partner anziché schernirla davanti agli altri. Fiordelisi non ha gradito di essere stata definita finta per l'ennesima volta. Al punto da aver accusato che Donna Maria in questi mesi non ha capito nulla di come è fatta. La 24enne campana non comprende perché Edoardo abbia avuto un cambiamento repentino nei suoi confronti. Infine, infastidita per non avere trovato un punto d'incontro, Antonella ha abbandonato la conversazione. I motivi dei dissapori tra Edoardo e Antonella sono nati da una nomination. Donna Maria nella 29 puntata del reality show ha fatto il nome di Oriana Marzoli, ma successivamente si è pentito. L'atteggiamento del partner non è piaciuto a Fiordelisi, al punto da aver insinuato che il giovane volto di forum sia un doppio giochista. Al contrario, Donna Maria non è disposto a chiudere l'amicizia con Oriana per compiacere Antonella. Crestine pentru tine, fi egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul Maxi Ghespe. Chimie, Rimaru, Spike, Puia, si șoapă. Grasul nimeni altul, Del, Vede sau Carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât